aspettavo più altro che avesse una sua identità di gioco per quelli che sono stati, diciamo, gli obiettivi iniziali della stagione, con dei giocatori di assoluto valore. Forse non si è riuscita a creare quella, come dire, cioè metterlo insieme e far sua squadra, questi giocatori forti, perché se vogliamo prendere 1-1 sicuramente sono tutti giocatori forti, importanti, che dovrebbero giocare in qualsiasi squadra. Addirittura c'è qualche giocatore che secondo me può giocare in DB, e secondo me sono dei giocatori forti. Però nell'assemblarli sicuramente ci sono stati dei problemi. Questa squadra 2 domeniche fa ha vinto prima con l'Oristati e prima ancora con il Catanzaro, che sono 2 squadre di prima fascia. Quindi qual è il vero Catania? Qual è il problema del Catania? Può essere un problema di mentale, può essere un problema che magari ha una rosa così ampia che magari ci possono essere delle problematiche dove magari non c'è quella continuità negli stessi giocatori, che magari la prima partita fatta male vengono messi in discussione. Quindi, poi Catania naturalmente non è, con tutto il rispetto per Castellammare, non è Castellammare sotto l'aspetto mediatico, sotto l'aspetto delle aspettative, e magari la resa non è stata quella che si paventava all'inizio. Ha fatto degli sforzi importanti, portando nel mercato di gennaio di giocatori che tutti quanti penso che volevamo, uno su tutto Sarno, uno su tutti Di Grazia, quindi sono aggiunti a Marotta, aggiunti a Curiale, che lo scorso anno è stato il capocannoniere del Giovane C, quindi penso che ha una batteria di attaccanti che neanche in Serie B ce ne hanno questi attaccanti, quindi ritengo che hanno degli uomini di assoluto valore. Sicuramente in Serie B poteva ben figurare pure questa squadra, solo che il campionato d'appartenenza alla Lega Pro in questo campionato sicuramente non ha mostrato una propria identità, perché anche tante altre partite giocate in casa, io ricordo il primo tempo con Trapani, è stata una sofferenza. Quindi poi è stato che hanno trovato il gol e poi al secondo tempo la partita l'ha vinta, però dire, ci sono state tante partite che ha sofferto, che dove si è vinto perché c'è stato un episodio favorevole, si è portato a vincere. Dico, anche contro il Bisceglie, che poi alla fine si è vinto, ma si è vinto male, si è visto tutte le partite. Cosa che invece non è successo con l'Iverstad in casa, che poteva raddoppiare o addirittura triplicare.